La Gavese vive una situazione troppo particolare, sono volate accuse molto molto pesanti all'indirizzo soprattutto del capitano. Il mister ha inteso tutelarlo, tutelare anche Manzo. In campo contro la Scafatese la squadra ha dimostrato che la cultura del sospetto non è qualcosa che si adegua a questa squadra. Sì, al di là, diciamo, del risultato di ieri è evidente che la finalità, diciamo, del comunicato stampa e anche sia di Mister Agovino che di Calo De Rosa è quella, cioè, soprattutto di tutelare anche la loro carriera professionistica. Mister Agovino naturalmente ha evidenziato come se ci fossero state alla base, diciamo, del messaggio o della comunicazione da parte del presidente Monorchio di non schierare i due calciatori, dei motivi così gravi come quelli che sono stati evidenziati poi sui quotidiani dal presidente e dal vicepresidente, è ovvio che questi dovevano essere comunicati immediatamente al mister Agovini, che avrebbe poi richiamato eventualmente i due calciatori. Quindi giusto, bene ha fatto il mister Agovini a schierare i due calciatori, perché lui conosce bene la sua squadra. È evidente che, come in altre volte, lui ha già pagato per non attenersi a delle volontà personali, diciamo, di singoli presidenti. Ricordiamo anche ultimamente a Cava, era successo un disguido con il tecnico Agovino, il precedente presidente. È evidente che lui ha portato avanti con professionalità quello che è la sua attività, diciamo, di tecnico, senza, diciamo, conoscere nulla di quello che poi è stato portato a conoscenza dai quotidiani. Mentre la posizione di Claudio è una notizia che ha dei crismi propri di un reato di diffamazione, ed è ovvio che il capitano De Rosa deve tutelarsi in queste situazioni, perché il presidente Monorchio e il vicepresidente hanno parlato di un messaggio ricevuto da un personaggio non identificato ancora, e naturalmente su queste illazioni il capitano De Rosa ha presentato denuncia querela ai carabinieri di Cava per agire anche nei confronti di questa persona, perché non corrisponde nulla al vero di quello che è stato naturalmente dichiarato dal presidente. Ti faccio smettere per un attimo gli abiti professionali dell'avvocato. Da uomo di sport, da appassionato di sport e soprattutto da tifoso della Cavese, quanto può minare nel rapporto che c'è tra la città e la squadra questo tipo di episodi? È ovvio che oggi fare calcio è diventato difficilissimo. Io penso che una situazione del genere naturalmente crea delle grosse difficoltà anche ai calciatori, che mi dicevano non percepiscono stipendi da 2 o 3 mesi. Lo stesso allenatore mi andava anche difficoltà per arrivare qui in città da San Giuseppe Vesuviano. È naturale che fare calcio così diventa anche mortificante, però chi lo svolge in maniera professionale, come il tecnico e i calciatori, può dare ancora soddisfazioni, ma sono soddisfazioni che poi non possono portare ad un futuro se non c'è certezza all'interno della società. Naturalmente una città come Cava non merita questo, meriterebbe ben altro per il suo passato, ma anche per una tifoseria che ha sempre garantito una presenza costante sia fuori che in casa. Però io ritengo che bisogna fare, chi fa sport all'interno della città lo deve fare con imprenditori del luogo, e non concedersi a persone che difficilmente vengono all'interno della tua città per regalare un sogno ad una tifoseria, non avendo un legame anche sanguigno con la stessa città. Quindi ritengo che se non si riesce a fare calcio con imprenditori della città, con persone di buona volontà, risulterebbe difficile farlo, e quindi è inutile continuare. Si vanno a dilanare poi rapporti anche personali, quindi questo non diventa più sport, ma diventa una guerra l'uno contro gli altri.